Questa giornata inizia con la progettazione. Per quanto la luce in fondo al tunnel sia molto lontana, ci sono alcune decisioni da prendere ora, che saranno però fondamentali per tutta la sistemazione della casa. Io non sono un architetto, ma so come voglio che diventi la casa. Il requisito numero uno, quello proprio imprescindibile, è la funzionalità, però nel pieno rispetto dell'estetica. Significa che le cose devono essere belle, ma parte della loro bellezza sta proprio nella loro funzionalità. Questo significa che devono essere esattamente nel punto che richiede la loro presenza, però devono anche essere facilmente raggiungibili. Ad esempio, gli ostacoli non sono per niente contemplati. I limiti entro i quali opero sono di base la struttura stessa della casa. Sono dettagli tecnici che esistono da prima, da quando la casa è stata costruita, e quindi le scelte che hanno fatto i primissimi proprietari su dove posizionare elementi tipo porte, finestre, scarichi, e questi non è che li puoi cambiare così facilmente, ci deve essere un intervento nell'intero condominio, quindi per non stravolgere la vita di tutti ci si adegua a quello che già c'è. E in questo momento mi sto concentrando sul bagno, perché è quello che abbiamo proprio raso al suolo, è ridotto proprio allo scheletro, totalmente al nudo, privo da ogni cosa. Quando abbiamo iniziato a togliere le piastrelle ci siamo resi conto che era tutto completamente da rifare. Abbiamo capito che c'erano anche delle piccole perdite che nel tempo, se non andavamo a risanare, sarebbero diventate un problema. E ovviamente quando inizi a ristrutturare, questa è una delle fasi più fondamentali insieme all'impianto elettrico, perché se scegli di fare solo una ristrutturazione estetica, che comunque pesa sul portafoglio, ti ritrovi poi magari nel giro di qualche mese, o se sei fortunato anno, a dover rifare tutto e a spendere nuovamente i soldi che hai buttato o che hai investito nella ristrutturazione estetica. E questa non è una cosa ideale, per cui una volta che abbiamo cominciato a togliere delle cose, abbiamo deciso di andare più in profondità e curare proprio quelle che possono essere poi un problema. E quindi l'impianto idraulico del bagno è fondamentale, perché è quello che poi può rovinarti tutto il lavoro fatto. Per farvi capire, anche la stessa cassetta del water era marcia. Probabilmente è la cassetta che era stata posizionata in origine diversi anni fa, diversi decenni fa, quando la casa è stata costruita. Ma vabbè, non è che uno fa questi lavori ogni anno, ogni tot anni, è un tipo di lavoro che fai dopo un bel po' di anni, e quindi stiamo facendo questo investimento anche per innalzare il valore stesso della casa, per dare più valore alle mura che abbiamo comprato e fare un lavoro fatto bene. Ora che abbiamo appurato quali sono i punti fermi, dove esattamente devono stare il WC, il bidet, il lavandino e la porta e la finestra, ovviamente, mi rimane da aggiustarmi un po' di spazio che, se impiegato bene, può essere molto funzionale, perché devo cercare di incastrare in qualche modo la doccia, una lavatrice, un'asciugatrice e un armadietto o un mobiletto comunque per il bagno, perché serve almeno uno, e poi il cesto per la biancheria pulita e sporca, quindi magari dei ripiani per la biancheria pulita
e un cesto chiuso per la biancheria sporca. E vorrei rendere tutto questo il più armonioso possibile e il più funzionale possibile, perché ci tengo tantissimo all'estetica, ma allo stesso tempo se l'estetica va a togliere della funzionalità non mi va bene, però non riesco a rinunciare a nessuna delle due, quindi devo giostrarla in un modo da trovare la soluzione perfetta, quella che proprio metta d'accordo entrambe le cose. Non è così facile, però non è neanche impossibile. Questo è il motivo per cui ho fatto più di una copia, ho fatto l'originale, ho rimarcato tutte le informazioni fondamentali e poi ho fatto delle fotocopie per cominciare appunto a giocare con gli spazi, perché le decisioni da prendere sono tante e gli elementi da tenere in considerazione nel prendere queste decisioni sono tanti. Dobbiamo far sì che ogni cosa che decidiamo di posizionare in un determinato punto, o la cosa stessa che decidiamo di posizionare, deve rispettare la natura stessa dell'oggetto che vai a posizionare, così come anche la natura dello spazio e poi anche le preferenze, le esigenze di tutte le persone che hanno una voce in capitolo, perché comunque questa è una casa di famiglia a questo punto e non ho la piena libertà di fare tutte le decisioni da sola, per cui devo comunque confrontarmi con mia sorella, con mio papà, cercare di trovare una soluzione mediata che vada bene per tutti e che vada ad avvicinarsi quanto più possibile alle esigenze di tutti. Forse è l'esperienza che più mi sta insegnando di fare squadra con persone che magari non sono neanche abituate tanto a fare squadra, tipo mio padre, che preferisce più fare le cose senza confrontarsi troppo e magari dare ordini o chiederti cosa vuoi senza chiedere tanto una roba di giustificazione e motivazioni che ti spingono a fare una determinata scelta piuttosto che tipo dire no, questa cosa non può funzionare per questa ragione, perché si concentra solo sulle ragioni, proprio quelle tecniche e non quelle che possono entrare in gioco nel mio caso. Però ecco, la bellezza di questo progetto è anche questa, che siamo tre persone con diversi caratteri e esigenze totalmente diverse, preferenze diverse. Per cui dobbiamo mettere insieme tutte queste cose. Poi ci sono tante altre cose da scegliere, tra cui anche come pitturare i muri, che è una cosa un po' meno grave, però comunque va a impattare su quella che è la situazione finale, il risultato finale. Adesso su questo fortunatamente abbiamo carta libera, quindi le persone tra cui ci si deve un attimo decidere e fare una scelta siamo due, io e mia sorella. Di base mio padre non vuole assolutamente colori scuri e io già mi sto trovando ad amare un sacco dei colori scuri che in passato non avrei mai scelto. Questa è la cosa più bella di tutto ciò, però comunque non andrò contro mio papà perché non ha senso, cioè è più una cosa che un progetto che magari mi tengo per il futuro, nel cassetto delle cose da realizzare, magari in una mia casa tutta mia. E adesso scelgo delle cose che mi piacciono altrettanto, che però possono andare bene anche insieme a quello che sono le sue preferenze e le preferenze di mia sorella. Abbiamo tre palette diverse perché dobbiamo scegliere come pitturare i muri, però poi anche le porte, tutte le cornici e i termosifoni, anche perché questo è invece una cosa che cerchiamo di recuperare, quindi le porte non le andiamo a cambiare.
non faremo questo investimento in questo momento, magari lo faremo in futuro. Oggi è una cosa che si può evitare, perché già tutto il resto è un peso importante, però io ho l'esigenza di cambiare il colore a quelle porte perché non le posso vedere e quindi abbiamo forse scelto un colore, però appunto ieri è entrata in gioco una terza palette che non avevamo ancora considerato e quindi dobbiamo ancora decidere. Ci sono tante cose da fare, appunto oggi ho deciso di prendermi del tempo per riflettere, e questo dato anche dal fatto che l'altro giorno sono andata a rivedere l'house tour, l'home tour di una casa che avevo ristrutturato più di 2 anni fa, e in tutto questo tempo non ho mai più avuto il coraggio di riguardare quel video lì, ma oggi sono andata a rivederlo perché volevo pescare, andavo per errori da evitare, e mentre mi aspettavo di trovare qualche cosa di sconvolgente, qualche errore terribile da evitare nella ristrutturazione stessa della casa, mi sono ritrovata a rendermi conto che l'errore più grave che avevo commesso allora era stato quello di trascurare me stessa, trascurare le persone e i rapporti e il tempo per riposare. E sono arrivata alla fine di questo progetto sfinita. E questo errore non lo voglio più commettere. Quando mi sento stanca, mi riposo. Mi prendo dei giorni interi liberi in cui appunto fare queste cose un po' più belle, un po' più creative, in cui coccolarmi con una maschera, con qualche momento in più per me, indossare magari un outfit che non sia quello da lavoro, ma sia un bel outfit come oggi, super colorato, super bello, super cozy, che mi renda felice, che mi ricordi che esisto comunque anch'io, e non solo la casa da ristrutturare e non solo i lavori da fare, perché sono tanti. Ieri, vedendo la situazione in cui è la casa oggi, mi sono fatta prendere un po' dallo sconforto. Ci sono state un paio di lacrime, ma poi ho letto tanti dei vostri commenti, tanti dei vostri ricordi di quando avete ristrutturato casa anche voi, e mi avete tirato su di morale tantissimo, mi avete fatto ricordare che comunque, per quanto possa sembrare tanto il lavoro da fare, per quanto sia tanto il lavoro da fare, piano piano si farà tutto e la soddisfazione poi sarà veramente grande e normale, ed è naturale che ci siano dei momenti un po' più difficili. Per superarli bisogna tornare alle proprie esigenze, ai propri bisogni, a quello che banalmente, chiamiamolo banalmente, chiede il corpo. Quando è stanco bisogna riposare, bisogna dedicargli degli attimi di serenità e di esistenza senza dover fare niente, perché sennò sembra che metti da parte per quando avrai finito i lavori i tuoi bisogni, ma questo poi ti porta a stancarti smisuratamente, e questo lo sto dicendo più per me, perché quella che tende a fare così sono io. Questa è un'altra cosa che conto di imparare con questi lavori che sto facendo. Imparare a fare le cose con calma e rispettare i ritmi che il mio corpo chiede. Oggi tornerò nella casa, ma solo per provare il fondo, e domani magari faremo altre cosine, proveremo anche lo smalto per la porta, i termosifoni, e continueremo a coprire tutte le superfici. In questo momento abbiamo coperto bene la camera mia e per una volta sto
sono partita da camera mia piuttosto che da altre stanze, sono partita dalle mie cose e non mi sono sentita egoista in tutto ciò, perché spesso tendo ad accantonare quello che serve a me per dare prima agli altri, però è un po' sopravvivenza, come quando sei in pericolo di vita e devi mettere prima la mascherina a te stesso, devi salvare prima te stesso per poter essere d'aiuto anche agli altri. E anche se ristrutturare una casa non ti mette in pericolo di vita, non è propriamente un pericolo di vita, però ricordarti prima di rispettare te, i tuoi bisogni e regalare un momento di bellezza a te stesso per poter essere una persona migliore per gli altri è fondamentale e di importanza vitale. Che giorno è oggi? Io non lo so, ma so che è un giorno bellissimo. Ho passato l'intera giornata qui, sono arrivata alle 8, anzi alle 7:58, e ho passato tutta la giornata tra qui, casa, l'attuale casa e negozi per la casa tipo Tecnomat e Leroy Merlin, perché oggi è stato il giorno in cui abbiamo iniziato a sistemare l'impianto elettrico. Siamo a buon punto, però c'è stata dell'altra distruzione, perché ovviamente quando il professionista che si occupa di questo ha visto lo stato dei cavi e delle cose che dovevamo fare, ha detto no, bisogna rifare tutto. Quindi stiamo sostituendo tutti gli interruttori, tutte le prese, perché sono vecchissime e ne stiamo mettendo delle nuove in tutta la casa. Anche perché quelle che c'erano prima a me piacevano esteticamente, però sono vecchie prese che non prevedono la presa asciugo, ad esempio. E quindi già che si doveva fare questo lavoro qua, abbiamo anche sistemato, ho iniziato a sistemare tutto l'impianto elettrico. Quindi qua c'è un nuovo quadro. Abbiamo visto insieme tutte le prese che voglio fare, dove le voglio fare, come le voglio fare, il nuovo interruttore e tutto quello che serve per rendere questa casa la casa perfetta per tutte le mie esigenze, tutte le nostre esigenze. In realtà credo di tenere in considerazione le esigenze comuni, ma non solo, cioè proprio un occhio in più a tutto. Oggi ho provato anche lo smalto e la pittura per i muri. Dovrebbero essere la stessa, lo stesso colore, ma viene molto diverso. Questo è la pittura per i muri, chiaramente, e questo è lo smalto per porte e termosifoni. Questo è decisamente più bianco e più caldo, diciamo così. Questo sembra un po' più freddo, non sembra, è più freddo, però lo devo lasciare asciugare ancora bene, vedrò domani molto bene il colore, ma non lo so, non mi dispiace in realtà, perché se guardo da qui a lì è una bella ombra sul muro, dà più profondità e rende il muro più interessante, anche se devo dire che il colore che c'è sulla porta mi piace molto di più. Forse però è un effetto perfetto, così c'è un minimo di distacco
tra porta e muri, non ho ancora deciso, però vedremo domani il risultato. Intanto il bagno adesso è in uno stato primordiale. Abbiamo tolto tutto, tuttissimo. È rimasto solo il rubinetto del condominio e solo lo scarico del condominio, perché tutto il resto è da sostituire. E come dicevo, se io sono di una certa puntigliosità e tendente al perfezionismo, devo aver pure preso da qualcuno. E con questi lavori ho scoperto che ho preso da mio padre, perché lui diceva che sì, bene o male ci poteva stare tutto così, ma poi quando ha visto lo stato delle cose, avete visto, ha denudato completamente il bagno, anche qua in cucina ha tolto un sacco di tubi che non gli piacevano e ne metteremo dei nuovi in uno stato migliore. E intanto qua stiamo mettendo le prese che serviranno per quella che sto ipotizzando sarà la cucina dei miei sogni. Vi faccio un piccolo spoiler, perché poi magari non sarà così, quindi intanto vabbè, lì nell'angolo c'è lo spazio per la caldaia, quindi non si tocca, però poi a partire da qui poi ci sarà lavandino, lavastoviglie, piano cottura, spazio piano lavoro, però anche sopra la lavastoviglie ci sarà il piano lavoro, quindi due piani lavoro da almeno 60 cm e poi il frigo. Devo vedere se magari mi scappa un piano un po' più ampio, però già 60-60 su lato destro e sinistro del piano cottura non è male, non è male, per niente male. Rispetto a quello che abbiamo adesso è proprio un vero lusso. Poi ci sarà il tavolo, poi magari mi invento un'isola, non ci avevo ancora pensato, ma magari mi creo un'isola della cucina. Ci devo pensare, anche perché di spazio ne abbiamo. Cosa vi dovevo dire? Questo, un piccolo aggiornamento. In realtà oggi sono felice, perché quando stavo tornando da Leroy Merlin verso la casa ho avuto una sensazione che credo di non aver mai avuto o di non aver sentito da parecchio tempo, e mi sentivo proprio di tornare a casa, anche se qua non è ancora casa, non ci dormo, non ci vivo, ma una sensazione bellissima, proprio di pace, di tornare in un posto dove sentirmi a casa, ed è stato bellissimo, per cui volevo condividerlo con voi. Non so quando finiranno esattamente i lavori, probabilmente mai, conoscendomi vorrò cambiare qualcosa col tempo, ma intanto mi sto divertendo un sacco, perché sto imparando tante cose, quindi questa è un'ulteriore esperienza per quella che un giorno sarà la mia casa personale, quella che avrò acquistato, quella che acquisterò. E quindi sono molto grata per questa esperienza, un po' meno per i vicini che non usano i feltrini, però pensavo quando avremmo finito i lavori di preparare una torta o dei biscotti o comprare dei biscotti e dei cioccolatini e andare a fare il giro del condominio, perché tante le famiglie qua dentro, compresi noi, siamo in 6, e andare da tutti e ringraziarli per la pazienza e conoscerli bene tutti quanti e regalare a quelli del piano di sopra i feltrini per le sedie. Ma non so se è un po' troppo, ditemi voi se esagero, forse così. Però è stile un po' giapponese, che ti dico le cose però in modo un po' più velato, senza dirti mi stai grattando la sedia in testa. Ovviamente in questo momento non sono in una posizione di dirlo, perché stiamo trapanando i muri tutto il giorno e quindi non mi sembra il caso, però
nell'ottica di vivere qua e sentire tutti i giorni che grattano la sedia sul pavimento, anche no, cioè i feltrini costano poco, mettiamoli. Questa è un'altra cosa alla quale mi dovrò abituare, perché io non ho mai vissuto, se non per pochi mesi, in una casa dove avevo sopra di me delle persone, perché in realtà quando ero piccola sì, però non me lo ricordo, ero talmente piccola. Poi dai 7 ai 15 ho vissuto nella nostra casa, che è una villetta in Moldavia, e lì ovviamente non avevamo nessuno sopra, era una casa indipendente. Poi quando mi sono trasferita in Italia, nella casa dove viviamo adesso siamo al primo piano e sopra di noi non c'è nessuno, perché anche questa è una villetta. Dove ho vissuto col mio ex era l'ultimo piano di un condominio, nessuno sopra, e quindi questa per me è un'esperienza nuova. Mi dovrò abituare anche perché è una sensazione diversa. Quando hai qualcuno sopra è completamente diverso rispetto a quando non hai nessuno. E quindi una cosa nuova per me. Vabbè, mi sto dilungando in niente, e che sto aspettando l'idraulico. Una cosa importante che ho imparato oggi, che sinceramente ignoravo. L'elettricista mi ha fatto la testa tanta così, perché mi ha detto: noi adesso le pensiamo bene, le progettiamo bene, perché ogni presa deve essere usata con lo scopo per la quale è stata creata, e quindi non voglio vederti usare nessun adattatore per le prese, nessun riduttore di nessun tipo di genere, nessun tipo di ciabatta. Quindi pensiamo bene alle prese che ti servono in casa, per cosa ti servono, perché non va bene usare quelle cose là, perché scusate, c'è troppa polvere, fanno a scombinare quelli che sono i parametri delle prese, e poi si rischia cortocircuiti, che si brucino le prese e così via. Quindi in questa casa saranno proibiti i riduttori, gli adattatori, le prolunghe, tutto proibito. Sarà impegnativo, però è una cosa da fare a quanto pare. E fine. Questo, poi altra cosa importante: sostituire l'impianto elettrico costa. Solo il materiale costa una fucilata. Io fortunatamente, per una santa volta, ho scelto una cosa bellissima, ma che era tra le meno costose, e comunque aveva speso un sacco per sostituire tutte le prese, tutti gli interruttori, e non oso pensare, avrei speso forse 3 volte tanto se avessi scelto le cose più, però sì, tanto, costa tanto, cioè più di 700 euro per questa casa qua, per farvi un'idea, solo il materiale. E ho detto tutto. Che bello svegliarsi alle 6 del mattino di domenica, proprio è sempre stato il mio sogno trovare la motivazione per svegliarmi presto anche la domenica. Sono andata a letto all'1, ora sono le 6:50 e sono già in macchina per andare nella casa nuova, perché ho un appuntamento molto importante di domenica mattina con l'elettricista. Maledizione. Mi fa piacere che ho trovato il tempo di domenica per venire a fare i lavori, ma allo stesso tempo che sonno. Sono stanchissima. Sono proprio stanca. E fuori c'è un tempo di diluvia e fa freddo, e io non ho nessuna voglia di stare al freddo stamattina. Ma mi tocca. Let's do this. Si spera che così finiremo presto e avrò un altro pezzo della giornata tutto per me.